Io definisco il processo Pacciani come un processo che ha largamente superato i processi staliniani e la storia nota della colonna infame. Non dico questo per iperbole, ma sono assolutamente responsabile di quello che dico. Lo dico per un motivo molto semplice. Nel caso di Pacciani è stata operata una violenza gravissima nei confronti delle figlie di costui, cosa appunto tipica dei processi staliniani, in cui i figli venivano costretti a testimoniare contro i genitori, e si è abusato di una difficoltà psicologica ben nota, e io ho le prove di quello che sto dicendo, ben nota agli investigatori sin dall'inizio. Si è abusato di questa difficoltà psicologica per portare queste ragazze a soffrire quello che tutti quanti hanno potuto vedere, hanno sofferto in televisione. Questo è gravissimo. Pacciani è stato espropriato persino del suo diritto di mostrare un santino, di credere in qualche cosa. È stato detto che questo era il segno di una furberia, di un comportamento processuale assolutamente da reprimere. Ecco, io credo che per un disperato non possa rimanere altro se non l'avvicinarsi a Dio, e noi abbiamo testimonianza della verità e della realtà di questa posizione di Pacciani in suor Elisabetta, questa suora che gli è molto vicino e che testimonia continuamente della genuinità di questa posizione. Ma quello che vale per tutti, per Pacciani non vale. Ho detto storia della colonna infame. Abbiamo assistito ad una farsa che presto sarà in un libro che vedrà la luce prima del processo di appello. Io spero di poter dimostrare come ogni testimone del processo Pacciani sia stato un testimone assolutamente inattendibile, gente presa così per voce di popolo e portati e trascinati attraverso un meccanismo ben noto, che è il meccanismo dell'untore, portati a dire delle cose assolutamente inverosimili, ma prese per buone in modo assolutamente illogico, in modo assolutamente contraddittorio dalla Corte, dalla Presidenza. Questo significa che non si è voluto tener conto di elementi che vengono prima ancora che verità scientifiche sulla testimonianza, sono diciamo situazioni che qualunque corte riesce a distinguere. Eppure nel caso di Pacciani tutto questo non è avvenuto. La voce di popolo è stata portata, la voce di popolo nei confronti di un uomo presentato come violento, come assassino, come perverso, è stata portata a testimonianza degna di fede. Io credo che quello che è stato valido in America oggi per Simpson, a maggior ragione, debba essere valido per Pacciani. Io non voglio convincere nessuno dell'innocenza di Pacciani, dico semplicemente che in una situazione in cui i dubbi sono tantissimi e sono quasi delle certezze all'incontrario, nessuno possa essere e debba essere condannato all'ergastolo. C'è stata una manipolazione dell'opinione pubblica, una manipolazione grave, che ha portato, per esempio, nel caso del famoso quadro, a situazioni anche qui inverosimili. Pensate che ben 10 pagine della sentenza sono dedicate ancora al quadro, e ancora il quadro fatto da un altro, un quadro fatto da un pittore noto, eccetera, viene portato ancora come elemento indiziario nei confronti di Pacciani, ed è su questo anche che c'è stata la decisione di condanna. Tutto questo è stato possibile perché c'è stata un'azione pesante sui mass media, e io qui la denuncio, hanno, per rispetto nei confronti di una preponderante funzione del pubblico ministero e di una preponderante funzione del meccanismo
di giustizia, cosiddetto meccanismo di giustizia, hanno sposato, almeno nei primi tempi e in maniera plateale, l'ipotesi della colpevolezza di Bacciani. Se questo dovesse ripetersi anche nel processo d'appello è la fine, perché quello non è un processo, perché così come non è stato un processo quello dell'assise, anche quello dell'appello potrebbe trasformarsi in un non processo e si vedrebbe confermato un ergastolo a chi invece è assolutamente innocente. Per questo noi chiediamo alla stampa una assunzione di responsabilità, una valutazione critica degli elementi, perché finalmente possa essere resa giustizia a questa persona e perché questo possa contribuire all'incivilimento, al disbarbarimento, se così si possa dire, della giustizia in Italia.